Salve e bentornati! Se vi state chiedendo perché sono tornato in 4 terzi, la risposta è semplice. Preferisco avere 480p abbastanza fluidi piuttosto che 720p ultra lagosi. Ma ciancio le bande perché oggi andremo per la prima volta a prendere in esame un gioco. E di che gioco? Si tratta infatti di quello che molti, compreso io, hanno sin da subito etichettato come un ammasso di sterco equinofumante. Principalmente per due ragioni. Numero vertiginoso dei riciclaggi che farebbero impallidire persino un ambientalista, e il nome, che sostanzialmente ci svela la parentela tra questo tipo qui e questo qui. In caso qualche cima non l'aveste ancora capito, stiamo parlando di New Super Mario Bros. 2! Ecco, grazie Charles. Bravo ragazzo, questo gioco merita i vostri sudati risparmi? Partiamo dicendo che di riciclato c'è molto meno di cui si possa pensare. Ok, di musiche nuove non ce n'è quasi traccia, di questo me ne do conto, ma questo è l'unico copia e incolla davvero pesante presente. Anche graficamente potrà sembrare identico a New Super Mario Bros. Wii, ma l'aliasing a parte è l'esatto opposto. Infatti, non solo sono presenti elementi grafici nuovi che riescono più o meno a sorprendere, ma anche quelli vecchi sono resi migliori grazie alle maggiori capacità di calcolo della console, per non parlare del maggior numero di poligoni e dei migliori effetti di luce. Il tutto poi è decorato da dei pregevoli fondali, occasionalmente anche animati. Ma per l'amor di qualsiasi entità ultraterrena presente in questo universo, lasciate quella dannata levetta per il 3D abbassata! La stereoscopia in questo gioco non è solo inutile, ma presenta anche una feature davvero balorda. Un effetto! Messa a fuoco che sfoca i sopralludati fondali. Il risultato non è solo pessimo, ma a tratti addirittura fastidioso, lo vorrei per credere. Iniziando a parlare del gioco in sé, invece, il gameplay ormai è un classico. Salti sui nemici, sulle piattaforme, racchiudi gusci, oggetti, li lanci, fai intossicare Mario, arrivi a flaccole, ta 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 ta! È inutile che mi ci dilunghi troppo, soprattutto perché stavolta non sono state introdotte novità all'interno del gameplay. Sì, ok, vedrete le monete uscire dal deritano di Mario, ma questo non cambia davvero nulla. Per di più, l'unico nuovo power-up non è che sia poco così nuovo. Confesso di essere rimasto un po' deluso da tutto ciò, ma accontentiamoci della formula di base e continuiamo la recensione. Il level design è di ottima fattura, ma non è esattamente il più ispirato degli ultimi anni. Personalmente, nessuno delle idee mi ha fatto urlare: oh mio Dio, che figata, devo fare un altro giro! Comunque sia, offre un livello di difficoltà molto simile a New Super Mario Bros. Wii, quindi è l'ideale sia per i novizi che per i veterani. E le monete stella, che come da tradizione non sono sempre facilmente raggiungibili, possono offrire diverse ore di divertimento, sclero e a volte di bestemmia. La cosa che davvero non si può accettare sono le boss battle, sicuramente le più banali di tutta la serie. Per di più, a volte sono copincollate esattamente come sono da altri episodi della serie. Persino il boss finale lascia l'amaro in bocca, soprattutto se comparato a quello di New Super Mario Bros. Wii. Completiamo il quadro parlando del sonoro. Come già detto, praticamente tutte le musiche sono riciclate. Escludendo i remix, le tracce veramente nuove si contano sulle dita di una mano monca. È invece incredibile quanto possa risultare fastidioso il continuo tintinnare delle monete. Ok, è ora di tirare le somme! Il titolo non si rivela quell'ammasso di letame pronosticato, ma nemmeno quella perla che molti si sarebbero aspettati da un Mario 2D su 3DS. Sarebbe stata graditissima la scelta di introdurre nuovi elementi invece di attingere solo dei vecchi episodi, anche perché il new nel titolo poi perde qualsiasi significato. In ogni caso offre un ottimo livello di sfida, quindi è consigliatissimo sia ai fan del genere che della serie. E anche questa recensione termina qui. Spero vi sia stata utile. Ciao!